ci è mancato poco per una rimonta che andasse a buon fine. Sì, sono d'accordo, è stata una partita difficile che abbiamo giocato secondo me alla pari con la Lube, a differenza di due mesi fa dove onestamente avevano vinto senza ferire perché non eravamo in gara. Quindi abbiamo fatto uno step, ci siamo avvicinati, abbiamo bisogno di fare ancora uno step ulteriore se vogliamo vincere da una squadra come loro. Sono contento a metà perché abbiamo lottato, la qualità oggi non è stata eccessa su alcune parti del gioco, però dobbiamo essere positivi. Cosa non ti è piaciuto oggi? Ma tecnicamente abbiamo fatto un'interpretazione non buona, no? Special modo nel side out potevamo essere un po' più bravi a gestire l'attacco e abbiamo tribolato tanto. La difesa ha funzionato alla fine, dal quarto set in poi, prima non funzionava. Dobbiamo essere un po' più costanti, però sai, giochiamo così tanto che possiamo riproporci mercoledì prossimo con Benfica e quindi vediamo un attimino se riusciamo a crescere. Sei già accennato, decisivi alcuni errori in attacco, nel finale del primo set avete tirato in rete fuori un paio di attacchi che poi probabilmente hanno inciso sull'esito della partita. Nel primo set abbiamo fatto 12 errori tra attacco e battute, sono onestamente troppi, per quello che non sono soddisfatto, sai, quando tecnicamente regali palle importanti agli avversari, special modo avversari come questi, alla fine li puoi pagare. Infatti abbiamo perso il primo set che non dovevamo, o perlomeno non dovevamo perderli con gli errori in attacco, perché abbiamo fatto due errori in attacco nella fase finale, no? Sono troppi. E questa è una cosa che ci deve insomma insegnare a come stare in campo, dobbiamo essere sereni. Per fortuna abbiamo fatto un punto, quindi teniamo 3 punti di vantaggio su loro e vediamo cosa succede adesso nell'ultimo turno. Rammarico anche per quell'inizio di tie break, eravate avanti 5-2, avete preso un parziale di 6-0, bravo Nicolo sicuramente, però insomma un parziale abbastanza pesante in tie break. Allora, parziale pesante, però Nicolo ha fatto delle battute onestamente che non me la sento di incolpare troppo i miei ragazzi, no? Perché di fatto se ci pensi anche il quarto set l'abbiamo sistemato con la battuta, abbiamo battuto molto bene noi. E lui è stato bravo, che non ha battuto benissimo nel corso della gara, ma il quinto set ha fatto un filotto di 5 battute che sono state mostruose, no? E questo ci sta, però alla fine l'abbiamo recuperato, eravamo lì, ci è mancato l'abilità di chiudere qualche punto in transizione importante, ma ci sta purtroppo. Aspetto positivo legato ai singoli, Alonso quest'anno non aveva praticamente mai giocato, l'ha inserito, una buona partita mi sembra da parte sua, questo significa che insomma si sapeva, ma c'è bisogno anche della panchina, quando hai bisogno della panchina risponde, è sempre presente. Sì sì, no, ma sono contento, io credo che stiamo crescendo, no? Ho detto prima della gara che la mia preoccupazione è sempre quella di vedere la squadra crescere e lottare, lo hanno fatto. Alonso è uno di questi ragazzi che sta crescendo, Yuri è andato up and down, ma è la terza partita dopo 6 settimane di stop, quindi sai, è normale che faccia fatica a tenere un ritmo buono di gioco, non avendo neanche tanti allenamenti sulle spalle, perché noi come sapete giochiamo adesso, quindi non è facile. Però l'importante è che ci siamo, che vinciamo, che perdiamo, però teniamo duro, è la cosa principale.